Salve a tutti ragazzi e bentornati su Cose dell'Altro Cinema. Ogni tanto, e dico ogni tanto, non sempre, mi fa piacere recuperare un filmone disgraziato. Filmone di quelli fatti proprio per godersi una pizza. Non tanto per godersi il film, ma per dare più sapore alla pizza che stai mangiando. Non ce ne sono tanti di questi film che mi piacciono, però quello di cui vi parlo oggi è sicuramente un esponente importante, Bubba Ho-Tep, di Don Coscarelli del 2002, con una storia che prende a piene mani da un racconto breve di Joar Lansdale. Ne abbiamo parlato nel video sulla serie di TV di Apple Leonard. Joe Lansdale è il mio scrittore preferito e quindi non posso fare a meno di apprezzare quantomeno, almeno la scrittura e la trama di questo Bubba Ho-Tep. E devo ringraziare per la copia fisica di Bubba Ho-Tep, Samantha. Chi è Samantha? Sono io, in un'altra dimensione. Voi non saprete altro, ma Samantha sa. Ma chi è Nolan? Ve li faccio io certi intrecci. Comunque, Bubba Ho-Tep, protagonista Bruce Campbell. È già qui, tanta roba. Bruce Campbell in questo film interpreta un vecchio Elvis bloccato in una casa di riposo in cui nessuno crede che lui sia il vero Elvis. E vabbè, fin qui tu pensi, d'accordo, forse è davvero un vecchietto che somiglia a Elvis, forse è davvero fuori di testa, e invece è molto più complicato di così. Lansdale inventa un finale alternativo per il re del rock e fa questa cosa. No, nel film, in realtà, Elvis Presley, stanco di fare centinaia di concerti, stanco di sentire la pressione mediatica addosso, i fan, gli agenti, insomma, tutto quello che comporta essere una rockstar, decide di togliersi di mezzo. Ma lo fa senza che nessuno se ne accorga. Perché lui va dal suo sosia, che poi è anche un imitatore, questo è un tizio che somiglia molto ad Elvis, e fa i concerti nelle sagre di paese come imitatore ufficiale di Elvis Presley. Va da questo qui e nota che, porco Giuda, è veramente identico a lui. Scena in cui Bruce Campbell recita davanti a Bruce Campbell. Ormai, se c'è lui in un film, aspettatevi una scena dove lui fa il doppio, perché è sempre stato così. E gli propone questa cosa, dice, senti, io faccio l'imitatore e tu diventi il vero Elvis. Ci scambiamo la vita. Facciamo un contrattino così quando mi rompo le scatole posso tornare ad essere io, però intanto tu diventi Elvis Presley. Questo qui accetta, ovviamente, perché non chiede altro che avere la fama del vero Elvis, ed Elvis inizia a fare una vita molto più semplice, fatta di seratine di paese, ogni tanto una groupie, insomma, roba più tranquilla che lo rimette in sesto. Purtroppo nel frattempo l'imitatore di Elvis perde un po' il controllo, probabilmente ha abbagliato dalla fama e tutto il resto, e fa la fine dell'Elvis vero, insomma, quindi ingrassa tantissimo, droga, stress, depressione, tutto quello che ne consegue. E quindi succede che il vero Elvis rimane quello finto, anche perché lui, non mi ricordo neanche come, perde il suo contratto, la sua copia del contratto, e quindi non può dimostrare di essere il vero Elvis, e finisce in questa casa di riposo, dove ovviamente, in mezzo a un sacco di altri vecchietti che credono di essere Abramo Lincoln, Napoleone e quant'altro, nessuno lo prende sul serio. Bellissima quest'idea. Fantastico il modo in cui Lansdale sbatte Elvis in una casa di riposo e lo priva della sua fama, del potere di Elvis, perché per tutti lui è un imitatore caduto in disgrazia, basta. Ed è fenomenale questa prima parte, così come è fenomenale il fatto che si viene ad arricchire un po' questo personaggio con un'infezione al pene, che viene descritta molto molto precisamente e intorno alla quale girano moltissimi problemi di questo Elvis attempato, non ultimo una certa impotenza che lo fa sentire meno virile e meno re di quello che è. In questa casa di riposo però a un certo punto comincia a succedere qualcosa di strano e alcuni vecchietti iniziano a sparire nel nulla, volatilizzati. Che cosa sta succedendo? Chi o cosa fa sparire questi vecchietti? Ecco, il nostro Elvis vero,
cercherà di indagare su questa vicenda. Insieme a un altro vecchietto che si crede Abramo Lincoln, se non ricordo male. Ecco, è questo il film. Ed è tutto ambientato nella casa di riposo e dintorni. Semplicissimo. Sembra un episodio di Piccoli Brividi, vi ricordate Piccoli Brividi, per grandi. Più lungo, però voglio dire, non troverete mai la finezza registica, non troverete mai la fotografia curatissima, non troverete soprattutto mai gli effetti speciali curati, perché no, è la fiera della gomma, proprio del pupazzotto di gomma. Eppure è un film che, vi giuro, davanti a una pizza sembra che duri 5 minuti. Film ignorantissimo, leggerissimo, e poi c'è la trama di Lansdale, sputaci sopra. Io ve lo consiglio, però attenzione. Non fate un circolo intellettuale, non fate il dibattito dopo il film, perché non è il caso. Pizza, birra, Bubba o Tap.